Ehi, hey, la Pokéfanatici, bentornati in questa nuova parte del mio Let's Play a Pokémon versione Nera 2. In questa parte ci dirigeremo in questa grotta vicino al Pokémon World Tournament, che è l'antico sentiero. Parte molto importante quella di oggi, quindi vi consiglio di stare attenti. Vediamo chi mettere davanti. Allora, Bilson Netty. Direi che è abbastanza uguale, quindi lasciamo Netty. Vi avviso che nelle prossime parti ci saranno tanti allenamenti, tanti allenatori. Qui sblocchiamo Dissotterra i tesori, ovvero una missione festival dell'intramondo. E possiamo andare avanti. Ci saranno tanti allenatori perché esploreremo diversi percorsi, ovvero quelli a est e ad ovest di Libecciopoli, non di Libecciopoli, di Sciroccopoli, ecco. Ogni tanto confondo le due città. E ci sono i selvatici, motivo per cui ho fatto tanti acquisti di repellenti, super repellenti e anche repellenti max. Quindi direi di usarli, sapete, sarebbe una buona cosa. Allora, usiamo i super? Sì, usiamo i super. Perché no? 200 passi, siamo coperti, ne abbiamo 10, attiviamo i ricerca strumenti perché si possono trovare tante cose interessanti. Ora, da che lato iniziamo ad esplorare? Un lato fa l'altro, è uguale. Quindi iniziamo da qui. Affrontando questa avventuriera. Maya. Wow, proprio. Si vede che non è ispirato per niente. Ci manda Sandslash. Ci può anche stare Sandslash. Ovviamente le grotte non sono proprio il luogo ideale per allenare Pokémon di tipo normale come Nepti, ma noi ci proviamo lo stesso. Tritartigli. Aia. Aia, aia. Fa male, sì. Purtroppo il riduttore non fa molto, inoltre il recoil, insomma, tenere Nepti non è proprio la scelta più giusta per adesso, quindi cambiamo Pokémon e andiamo a mettere Bills. Obiettivo, arrivare tutti quanti al livello 32, minimo, non per la parte di oggi, per la prossima palestra, anzi per la prossima palestra vorrei fare anche un po' di più, magari anche 35, ma tanto non ce la farò mai, quindi è inutile. Mi ha usato Fossa, è tipo la cosa più pericolosa che mi venga in mente. Cambiamo assolutamente Pokémon. Ah ah, ti è andata male. Togliamocelo dalle scatole. Andiamo con Fendifoglia. Swoosh! Questa è la prima volta che usiamo questa nuova mossa. E ciao a Sandslash! Ci spartiamo ovviamente tutta l'esperienza, ma va bene così. Dunque, questo sembrerebbe essere un vicolo cieco, quindi possiamo andare subito via da qui, perché ho il repellente, quindi è un Pokémon di livello più alto di Nepti. 28, ecco. Ok, perfetto, ci mancava solo questa. Scappa e basta. Quindi, contando che a sinistra siamo andati, siamo venuti da sopra, l'unica via giusta è andare di qua. Andare dentro questi polveroni può essere utile perché possiamo trovare anche la pietra idrica se ci va di fortuna. Intanto troviamo un coccio verde ed è ok. Ma mettete che mi esce la pietra idrica, sarebbe fantastico, finalmente non dovrei più avere Nepti, ma avrei Nepti evoluta, che è già una cosa migliore, perché vedete questo Onix? Con Vaporeon riuscirei a farlo fuori in un colpo solo, ma con Eevee non proprio. Mannaggia, ci sono i selvatici veramente forti qui. Con forza possiamo spostare i massi, forza possiamo già usarla, ma per adesso diciamo che non posso usarla perché non vorrei insegnarla a nessuno. Se dovesse essere necessario, allora la insegnerò, tanto abbiamo l'eliminamosse proprio qui a fianco, quindi va bene così. Vasco avventuriero, non il cantante. Ah ah ah, Dlarz, che simpaticone che sei! Mandiamo Nepti. Allora, contro Drillbur ci può anche stare, il problema è che abbiamo bisogno assolutamente di curarla, quindi vai con la cura. Questa parte verrà già lunga, lo so, lo so. Ci usa Frana, ecco. E vai, brutto colpo! Sì, che bello, ho sprecato una super pozione a caso! Andiamo con Bills. Andiamo con Palmoforza. Drillbur, levati dalle scatole. Beach Slap. Ciao!
Perfetto, Bills sta per salire al 29, facciamolo arrivare almeno al 30 perché è veramente indegna una cosa del genere, devo ancora avere dei Pokémon sotto il livello 30 arrivati a questo punto del gioco. Sì, lo so, sono veramente indegno. Brutto colpo ovviamente a Vigore, si ricomincia con l'odio verso Vigore. Frana, non ci toglie nulla, attacco rapido. Ciao Roggerola. Livello 29, ci stiamo avvicinando, almeno. Osso Raffica, good move. Direi al posto di Resistenza. Ciao Resistenza, fate ciao con la manina tutti quanti a Resistenza. Ciao Resistenza. Ci avviciniamo verso un moveset un po' più decente. Allora, cosa? Aspetta. Ok, borsa. Andiamo a dare un revitalizzante alla povera Nepti. Povera Nepti. Ok. E ovviamente anche un... latte mumu da 100 PS, direi di no. Però sapete che è molto più conveniente il latte mumu delle pozioni? Ora che ci penso è vero, eh? Delle pozioni, vabbè, delle super pozioni, intendo tutta la catena delle pozioni. Allora, da qui si scende, mentre da qui si sale verso una stanza che è sempre la solita. Quindi, prima di spostarci... diciamo di piano, esploriamo tutto quello che abbiamo sulla superficie attuale. Voi, come ho già detto, nella parte del deserto e nella parte di Austropoli, seguite i miei metodi di esplorazione e andrà sempre tutto bene. Intanto stiamo combattendo contro un avventuriero che non so se avete letto, ma si chiama Randy. Non Randy, perché quello avrebbe la Y, lui ha la I. Randy. Randy, mi fiero di te. Ok, no, proprio no. No. Purtroppo il riduttore non fa il danno sperato, assolutamente. Ci riproviamo. Sbigo attacco, ci farà fuori. Ci farà fuori, perfetto. Nepti oggi non sta combinando niente. Andiamo con Bills. Ho bisogno di farle evolvere subito. Subito. Ma proprio subito, eh. Andiamo con Palmoforza. Ciao Raticate. Perfetto, un ottimo grind ho fatto con questa lotta, ottimo. E giù, di revitalizzante di nuovo per Nepti. Dov'è? Dov'è? Aspetta, ho calcio, attacco speciale, ma per adesso non mi serve. Infatti non ho Pokémon... Allora, attaccante fisico. Finché non si evolve Nepti in Vaporeon ho tutti attaccanti fisici, che figata. Per fortuna che Vaporeon e il mio prossimo Pokémon saranno attaccanti speciali. Usiamo un repellente. No, un Drillbur, io voglio trovare la pietra idrica, cioè io ci spero, perché le pietre si possono trovare nei polveroni, però è raro trovarle, si trovano più che altro i cocci e i Drillbur. Sapete che il mio secondo Shiny fu un Drillbur in Pokémon Nero qualche anno fa? No, Pokémon Bianco. Pokémon Nero. Qualche anno fa, e fu shiny, e venne da un polverone, e lo trovai nel Monte Vite, il mio secondo shiny. Il primo è stato un Machop, Pokémon Perla, Nintendo DS, molti anni prima. Allora, cambiamo Pokémon perché ci ha usato Fossa, e che palle che non ci fanno nemmeno fuggire dalla lotta. Guardate, quasi, piuttosto che lasciar morire Nepti, do un condividi esperienza e basta, perché non si può andare avanti così, sul serio. Posso scappare adesso? Ok, grazie, eh. Grazie. Mamma mia. Pokémon. Ordina. Mettiamo Nepti più dietro possibile. Ok, mettiamo Bills davanti e andiamo di condividi esperienza. Dove sarà? Eccolo qui. Cambiamo con il mirino. E ok, si può andare avanti adesso, magari più in tranquillità. Qui troviamo, per fortuna è un vicolo cieco perché sennò già mi iniziavo a perdere, una proteina che aumenta l'attacco. Perché non usarla subito, mi dico? Allora, proteina. Andiamo ad aumentare l'attacco di... La mia vecchia proteina l'ho data a Slytherin, quindi adesso magari la diamo a Bills. Diamola a Bills. Dai, giusto perché dobbiamo usarlo. Mi si è tolto il ricerca strumenti, grazie, io non me ne accorgo mai.
Sperando di non aver saltato nulla, no, sono sempre sullo stesso piano, quindi non credo. E che palle! Ci devono essere i selvatici al 30. Anzi, al 29. Mi basta salire di un livello, anzi di due, e non ne trovo più di selvatici. Vedete qual è la cosa più brutta? Quindi sbrighiamoci a salire di livello. Entriamo dentro la prima grotta. Non cambiamo piano, almeno non fino adesso. Qui c'è l'acqua e ci segna uno strumento che però dovrebbe essere dall'altra parte della riva, quindi. Quindi niente, per adesso lo lasciamo perdere, credo. Parte la sfida contro questo avventuriero che si chiama Lucione. Cioè, i genitori da piccolo, quando è nato, volevano chiamarlo Lucio, però sapevano che sarebbe diventato un omaccione bello grosso e hanno fatto un predict chiamandolo Lucione. Può essere un po' offensivo, sapete? Ci avete mai pensato? Attenzione, non è per la prima volta Roggerola resiste ad un colpo super efficace, ma non per colpa di vigore. Stappate lo champagne. Dai che sale al 30, dai che sale al 30 e livello 30 sia. Prossima scelta Timbur. Lasciamo sempre lui. E andiamo di Palmoforza. Attenzione! La paralisi. Andiamo di ritorno. Ok, così si fa. Sconfitto Lucione, poverino. Strumento, dove me lo segna? Ah, forse, forse. No, no, no! Credo che si possa prendere. Intanto qui c'è un coccio blu. Quindi. Quest'acqua dove ci porta? Sì, ci sta un percorso di là. Comunque. Dai, dai! Ah, coccio blu! Io ci spero che sia sempre una pietra idrica. Ci sono sopra. Ed è un repellente Max! Anche se comunque la pietra idrica la prenderemo tra poco, cioè tra qualche parte la prenderemo ugualmente, però. Prima la ottengo e meglio è, forse. Un altro livello e non mi scocceranno più. Sì, però basta! Che poi è inutile sta cosa. Perché il Pokémon deve essere di livello più forte del selvatico? Se no il repellente non funziona. Non ha senso. Cioè, il repellente non te lo spruzzi tipo addosso per far allontanare i selvatici? Che cosa c'entra il livello? Boh, i misteri dei giochi Pokémon. Intanto, parte la sfida contro Chris. Sì, che è Chris, scritto proprio così, Chris. La H se la sono mangiata. E ha uno Swoobat, il Pokémon che non va assolutamente bene per il mio Bills. Grande. E si cambia. Direi di mettere allora o Pilot o Arcanine. Mettiamo Pilot. Che è prossimo all'evoluzione tra quattro livelli. Prego, Pilot. Etelelama non ci farà nulla. Sì, magari. Ma dai, sul serio, mi ha tolto così tanto. Mamma mia. Mamma mia, veramente, l'amaro in bocca. Vai, Arcanine. Vabbè che è al 33, quindi ok, è giustificata la cosa, però. Insomma. Andiamo di Rogodenti. Lui usa Amnesia per aumentare la difesa. Non mi ricordo se sia difesa o difesa speciale o tutte e due. Difesa speciale, ottimo, meglio così. Rogodenti fa un ottimo danno grazie anche a un brutto colpo. E ora andiamo di Ruotafuoco. Lui usa Etelelama. Sì, grazie. Grazie. Vergogna. Nepti ce la fa con attacco rapido. Ce la fa, ce la fa, ce la fa! Perfetto! Sconfitta anche lei. Anche se ci ha un po' massacrati. Allora andiamo ad usare un altro strumentino. Borsa. Mi sto un po' scocciando di revitalizzare sempre i miei Pokémon. Per fortuna che le prossime parti saranno di allenamento. Così almeno la smetterò di prenderle da chiunque. Super pozione, giro di super pozioni. Chi ne vuole un po'? Tu senz'altro. Tu anche.
Tu anche, povera Netty. E si prosegue. Ovviamente si è levato il dannato ricerca strumenti. Vabbè, lo so che sulla roccia c'è uno strumento, è inutile che me lo segni. Sono cose che si sentono. Mettono le rocce perché poi c'è tanto il bivio qui. A cosa serve? Beh. Qui sotto che abbiamo? Oh mio Dio, questi selvatici se ora non la smettono proprio subito, seduta stante. Va via! Ma dov'è sto strumento? Ah, di là! E là! No, c'era un polverone in basso! Ho parlato con l'allenatrice! Quella poteva essere una pietra idrica! Ok, mi sto fissando troppo con sta cosa. Niva Giramondo, che ci manda Watchog, un Pokémon perfetto per Bills, almeno. E guardate di che livello sono i Pokémon degli avversari, cioè sono fortissimi. Beach Slap! No! Vabbè, l'ho paralizzato, dai. Iperzan, ovviamente. La paralisi non serve a niente, tanto attaccano comunque. Attacco rapido. E ora mi sali al 31, per favore, così evitiamo di incontrare selvatici. Oh! Fine dell'agonia! Coccio giallo. Stiamo trovando tanti cocci, oltre che nel deserto anche qui si trovano. Cioè se ne trovano veramente tanti, 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 tanti. Allora, di qui si sale, c'è un'entrata, sì, quindi ci veniamo dopo. Prima voglio esplorare quell'altro pezzo che non ho fatto prima. Intanto ci segna qui, 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 qui. Dov'è? Vabbè, niente, è da quell'altra parte. Ehi là! Lanetta Psiche, Lanetta! No, Lenetta, scusatemi. Ci manda un Beltoi. Voglio cambiare Pokémon, voglio mettere Arcanine. Anche se Beltoi non... mi sembra che dovrebbe essere anche di tipo terra, oltre che di tipo psico. Forse è solo uno dei due tipi. Cosmo Forza. Eh sì, è ovvio che è anche di tipo psico. Che cavolo, è una psiche. Solo che Claydol poi assumeva anche il tipo terra, giusto? Non so se Beltoi anche. Comunque andiamo di Rogodenti, ci fa Cosmo Forza di nuovo. Andiamo di nuovo di Rogodenti. Extrasenso. Questo farà male. Più o meno, dai. Rogodenti di nuovo. E dai, muori. Forza antica, questa farà malissimo. Possiamo concludere? Ruota fuoco. E quanto era duro da buttare giù. Yamask. Yamask, Yamask. Yamask, ci può stare, ci può stare. Borsa, super pozione, tu almeno non mi farai forza antica, immagino. Sciagura. Aia. Cioè, ma sul serio, ma lo fate apposta allora? Maledizione, ok. Ora un Rogodenti e muori, vero? Sì, magari. Mummia di Yamask, però io ho fuoco ardore e ora mi diventa mummia. Che bello. Ah! No! Uffa! Maledetta maledizione. Ok. Netty, ha morso Netty. Non ci avevo pensato. Andiamo con Morso. Ciao ciao.
Sgranocchio dovrebbe impararlo anche Arcanine, prima o poi. Ecco perché non lo faccio evolvere in Arcanine, ecco. Coccio rosso. Di qua c'è un'altra caverna, quindi mi tocca a questo punto. Forza, forza, forza. Eccola qui. A chi diamo forza? Dovevo ritirarmi un Pokémon dal box, lo sapevo. Vabbè, che tanto ce l'elimina mosse. Chi ha una mossa inutile che poi può dimenticare tranquillamente? Magari una mossa MT, tipo ritorno. Tipo io ce l'ho il ritorno, sì. Quindi togliamo ritorno per adesso, poi gliela reinsegno che c'è il ricordamosse anche. Ah no, ma c'ho l'MT! Ho l'MT di ritorno, no? Ok. Appunto, quindi tranquilli. Impara forza, ottimo. La cosa bella di questi giochi è che, ok, le MT non le puoi più vendere, però puoi far imparare la mossa a quanti Pokémon vuoi. Ah, giusto, c'è il buco, perché se lo spingevo poi mi bloccavo l'entrata, forse dovevo farlo da quell'altra parte, ma giusto, c'è il buco. Ok, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Tenem! Qui c'è la zona finale. Si congiunge con il castello sepolto, tra l'altro. Ma non è qui che dobbiamo andare, almeno non adesso. Polverone! Dai, dai, dai! Coccio rosso. Perché, pietra idrica? Perché mi fai questo? Andiamo prima di qua, comunque. Effetto del repellente finito. Altre rocce da spostare. Ah, giusto. Ogni volta che entriamo da qualche parte dobbiamo rifare tutto quanto. Che cosa brutta. Ok, vai. Vai. Boom. 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 Ok. Stavo per cadere. Almeno stavo per cadere di là. Altre entrate? Mi piace questa cosa. Ultra Ball. Caramella rara. Un po' come le rovine di Flamminia. Bitorzo l'elmo. Più uno strumento nascosto che ci segna, che è qui. Bijou roccia. Très bien. Ok. Scendi, scendi, scendi. Scendi, scendi. Ora io ho paura ad andare qui, nei salti, perché poi dopo come ritorno su? Però ci vado. Fune di fuga! Ah, bene, io ne avevo pure comprata una, per scappare poi alla fine. A quanto pare non serviva. Strumento nascosto, dove sei? Forse ho capito. Ah no. Ma dove? Guarda da che distanza mi ha visto! Parte la sfida contro Lumi scienziata. Lumi. Fa molta luce. Ah, ora Arcanine mi sarebbe servito. Mannaggia. Andiamo di... Ecco, non ho più il ritorno. Che cosa bella. Forza. Forza è comunque una buona mossa. Difesa X. Tra l'altro è al 17. Perché si sono scarsificati così tanto i Pokémon? Mi sa che siamo sbucati, sì, in un posto dove non dovevamo andare. Sconfitta Lumi, scienziata. Di qua abbiamo un altro strumento che è una pietra dura. Ogni volta che leggo pietra, vabbè, lo so che non si trova qui la pietra idrica. Però io ci spero ancora di trovarla. Qui c'è uno strumento nascosto, infatti. Fune di fuga, un'altra. Cioè, io ne ho comprata una e ne ho trovate due, gratis. Bello, bellissimo, guarda. Ho capito anche dove siamo risbucati, eh. Questa è la zona vicino ai... come si chiama? Alle fogne di Austropoli. Parte la sfida di Gregorio Scienziato, che ci manda Grimer. Però sono al 18 i Pokémon. Andiamo di forza.
Ciao Grimer. Sconfitto anche Gregorio, scienziato. Ora, come torniamo su? Non dirmi che devo fare tutto il giro. Non credo, però. Questo avventuriero avrà anche i Pokémon al 18 più o meno, perché questa qui era una zona accessibile già da molto prima. Kenneth, che ci manda Erdier. Perfetto, un Pokémon normale. Livello 18. Si può fare, si può fare. Andiamo con Palmo Forze? Bitch Slap. Sconfitto. Ah, quasi al 32. Ok, sconfitto anche quest'altro. Non si risale. Oh, lì, volevo andare lì. No! Polverone! Quindi ora per risalire mi stai dicendo che mi devo rifare tutto il giro delle città? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Tene, siamo nelle fogne! Mentre tornavo indietro, ho ricevuto una chiamata all'Interpoké. Ok. Parlo con Dlarz? E così, Dlarz, tu sei un ragazzo? Non è facile per me parlare senza vedersi in faccia. A proposito, io sono una ragazza, beh, l'avrei capito. Oh, un collega mi sta chiamando. Ora devo tornare al lavoro, ma spero di sentirti presto. Allora, ciao. Ok. Intanto, qui c'era uno strumento che avevo saltato nelle scorse parti, che è un'iperpozione, giusto per completezza, e torniamo indietro. Ok, siamo di nuovo qui nel punto X, stavolta andiamo da questo lato, e prendiamo lo strumento Repellente Max. Utile. Chi è che si rifà il giro delle città per fare solamente un altro pezzo di caverna e poi tornare indietro? Io lo faccio! Dovete stimarmi solo per questo. Comunque ho visto un polverone e c'è un Drillbur, purtroppo. Oramai la pietra idrica non uscirà, devo rassegnarmi. Comunque, è rimasta da fare solamente l'ultima stanza, la stanza fulcro di questa parte di Pokémon Nero 2. Ovviamente tentativo di fuga non riuscito, grazie Drillbur, perché tu sei velocissimo, giustamente. Quindi hai proprio il bisogno di rompermi le scatole. Ancora? Ancora? Mio Dio! Oh, grazie. Dicevo, è rimasta solo l'ultima stanza, quindi andiamo. Ci siamo? Siamo di nuovo nel castello sepolto. Questa grotta si ricongiunge con un bel po' di cose. Inutile usare il repellente adesso. Andiamo ad usare solamente una super pozione su Pilot. E ci siamo. Una stanza apparentemente vuota, coperta quasi tutta dalla sabbia. Ma ce n'è un'altra. E poi ce n'è un'altra ancora. Ancora una. Ed ecco qui. Il Pokémon che dimora in queste stanze è niente poco di meno che il grande Volcarona! Cercherò di catturare Volcarona, per quanto potrà essere difficile o facile, non lo so, è a livello 35, quindi è una buona sfida per noi. Cercheremo, tuttavia, di prenderlo. Ora, chissà se Frana lo tenka, io ci provo, lui mi usa Turbo Fuoco, lui o lei? Lei. È una femmina, andiamo con Frana, nel caso la buttassi giù, pazienza, tanto non mi serve, resiste con Vita Rossa. Buono. A questo punto tenterei la cattura. Andiamo con una Ultra Ball, dato che ne ho 11. Una! Ed esce, ovviamente. Non potrebbe mai essere così facile, almeno se si tratta di una cattura fatta da me. Siamo ancora intrappolati dentro al Turbo Fuoco. Andiamo con un'altra Ultra Ball. Uno, due, tre,
Reso! Volcarona è stato catturato! Ma due Ultra Ball alla fine non è stato così difficile. Si pensa sia l'incarnazione del sole, comparve durante un rigido inverno per salvare i Pokémon dal freddo, tipo Coleottero Fuoco 1,6 m x 46 kg, il Pokémon Sole. Non diamo un soprannome a Volcarona. E siamo arrivati alla fine! Alla fine di questa parte, io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, nella prossima parte andremo avanti, vi chiedo come al solito di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, e noi ci vediamo ad una prossima parte. Bye bye!